Gruppo Amadori da oltre 40 anni opera nel mercato italiano con una filiera integrata di cui gestisce tutte le fasi. Sono 7.200 i dipendenti che lavorano all'interno di questa filiera. Abbiamo superato il miliardo di fatturato. Qualità, sicurezza e trasparenza, questo è il tratto distintivo del Gruppo Amadori, una delle maggiori aziende alimentari d'Italia. Un gruppo industriale con solide radici e uno sguardo al futuro che cresce in armonia con il territorio e che investe sul piano di sviluppo in nuove tecnologie per incrementare la produzione e l'efficienza energetica. Dal 2010 oltre 40 milioni di euro sono stati investiti tra il sito storico di Cesena e le altre 5 strutture distribuite lungo lo stivale, ma l'intenzione è quella di arrivare a realizzare nei prossimi 5 anni un piano di investimenti pari a un totale di 200 milioni di euro. Sempre di più la nostra politica è orientata in un'ottica di sostenibilità ambientale. Infatti vogliamo crescere e svilupparci nel pieno rispetto del territorio nel quale operiamo. E in quest'ottica il gruppo è attivo un po' su tutti i fronti, tanto che circa il 50% del fabbisogno elettrico globale dell'azienda proviene da autoproduzione da fonti rinnovabili. Siamo a San Vittore di Cesena, nello storico stabilimento di trasformazione carni, dove il gruppo ha realizzato una serie di progetti allo scopo di ridurre drasticamente i propri consumi energetici e diminuire l'impatto ambientale delle proprie attività produttive. Qui dal 2011, ad esempio, è in funzione il polo energetico, composto da una centrale termica integrata a due impianti di cogenerazione da gas naturale, che consente al gruppo un risparmio energetico intorno al 20%, come dire, 10 milioni di tonnellate all'anno di CO2 non emesse in atmosfera. Ogni processo ha delle peculiarità in termini energetici e conseguentemente le varie operatività che si sono individuate per una riduzione dei consumi sono state estremamente variegate. La soluzione di cogenerazione a gas metano abbiamo comunque sia affiancato una riqualificazione dell'intera centrale termica di stabilimento. Ciò ha consentito di aumentare l'efficienza di produzione in quanto abbiamo sostituito tutti i generatori di acqua calda ed anche aumentare comunque sia l'efficienza e comunque sia limitare i consumi energetici in quanto siamo andati ad intervenire sulle varie utenze termiche, commutando tutte quelle utenze termiche che storicamente erano state gestite a vapore ma che potevano essere gestite a temperature più basse e quindi sono state trasformate ad acqua calda e ciò ha consentito di realizzare un anello di acqua calda con degli accumuli e quindi dei polmoni che potessero consentire anche una maggiore flessibilità di funzionamento agli impianti di cogenerazione. Ma quali sono i vantaggi della produzione combinata di energia elettrica e calore in uno stesso impianto? Partendo da una fornitura separata di energia elettrica e gas metano, avremmo consumato un 21% di fonti energetiche in più per rispondere al fabbisogno energetico di stabilimento. Qui sta la bontà della cogenerazione, unitamente alla necessità comunque di intervenire poi sugli sprechi di consumo e quindi sugli sprechi energetici di stabilimento. Questo è il motivo per cui l'impianto di cogenerazione è stato sviluppato in fase sequenziale, quindi è stato prima installato il motore da 3 MW ed in seguito è stato installato il motore da 4 MW. Questo per poter intervenire sugli sprechi e per poter quindi gestire poi la sommatoria dei due motori di cogenerazione tenendo conto degli effettivi profili di consumo dello stabilimento. Il polo energetico però è solo una delle strutture che qui a Cesena permette al gruppo di ottimizzare l'uso di energia valorizzando le risorse a disposizione. E Amadori guarda già al futuro e ai nuovi progetti, un impianto di rendering per la gestione degli scarti di lavorazione e un biodigestore anaerobico per il recupero di biogas dal ciclo produttivo. Solare termico, fotovoltaico, sistemi di cogenerazione, soluzioni differenti per un unico obiettivo. Realizzare un modello di business in grado di conciliare gli obiettivi dell'azienda, razionalizzando le fonti d'approvvigionamento e i consumi energetici.